Buongiorno, questa è lezione per la seconda edizione del corso di formazione L'Europa nel mondo contemporaneo, i dilemmi del presente, per una didattica dell'UE della cittadinanza europea, si occupa del rapporto tra narrazioni del passato, monolitiche della memoria e nuovi media. Sono gli aspetti centrali che riguardano il presente e la storia. In particolare la disciplina storica e quindi l'insegnamento della storia. In questa relazione ci occuperemo di due aspetti, quindi. Intanto il rapporto tra storia e memoria che possiamo definire in questi termini: la storia sotto assedio, perché attorno alle narrazioni storiche, alle narrazioni del passato, ormai si consumano battaglie della storia, battaglie della memoria. E l'altro aspetto riguarda il rapporto tra le narrazioni del passato e i media. Come cercheremo di vedere, sono entrambi aspetti intrecciati. Allora, il rapporto tra storia come disciplina, narrazioni e identità è un rapporto da comprendere sin dalle origini. Questo rapporto si è costruito sempre in base appunto a un'idea di identità a cui il racconto del passato viene messo al servizio. La storia viene raccontata da chi? No? Chi controlla il passato, lo racconta e lo trasmette ai posteri? A cosa serve controllare il passato? Spesso questo tema è stato anche oggetto di critiche e uno anche dei motivi per cui una famosa frase di uno storico della cultura, che la storia è scritta dai vincitori, è scritta dai vinti, è diventata uno slogan fin troppo facile per nascondere invece una realtà, cioè ogni comunità umana ha bisogno di definire la propria identità raccontando il proprio passato, raccontando la propria storia sino al presente. Ma il passato normalmente che dimensioni assume nella storia di una comunità? Può avere tante dimensioni, la dimensione della narrazione, la dimensione invece delle politiche della memoria, per esempio i memoriali, i monumenti, le giornate della memoria. La dimensione della conservazione negli archivi e nei musei, la dimensione del racconto nei manuali di storia e via via dicendo, la dimensione politico-istituzionale, quando si stabilisce cosa ci deve essere e cosa non ci deve essere nei curricoli di storia, ma molto, molto di più, anche i racconti popolari, quello che circola nella cultura di massa, le serie, le fiction. Ecco, il passato come storia ha tante dimensioni. Quello che dobbiamo cercare di capire è quindi come queste dimensioni entrano in rapporto con la disciplina storica e perché ci sono tante battaglie sul passato, battaglie culturali potremmo dire, su quale passato raccontare, quale passato è importante. Quindi andando al di là di questo facile slogan, la storia viene scritta dai vincitori e riscritta dai vinti. Cosa possiamo dire? Ecco, che oggi si sviluppa una battaglia culturale su cosa trasmettere del passato. La disciplina storica, quella che conosciamo noi, quella che si insegna nelle università, è nata in un periodo molto preciso. La disciplina storica come disciplina scientifica, con il suo metodo, con le sue istituzioni accademiche a presidio. Un metodo scientifico che si fonda ovviamente su un rapporto critico con lo studio del passato, con le fonti, perché la storia si fonda proprio sulla capacità di individuare, vagliare, valorizzare le tracce del passato, ma anche sul confronto
tra pari, sul controllo della comunità degli storici, come avviene nelle scienze. Io devo poter scoprire se quello che c'è scritto in quel testo, in quella ricostruzione dello storico, è affidabile. Quindi devo sapere, e lui mi deve dire a che fonte fa riferimento, deve introdurmi nelle categorie che usa per interpretare quelle fonti, devo poter mettere a confronto quelle fonti con altre e via dicendo, insomma. Scrivere di storia in maniera professionale, potremmo chiamare professional history, significa dare tutte queste indicazioni in maniera pubblica, comprensibile, confrontabile, a livello scientifico ovviamente, quindi nazionale, internazionale. Questo tipo di approccio allo studio del passato è nato però in un periodo molto preciso, ecco, è nato soprattutto nella seconda metà del XIX secolo ed è un rapporto con il passato che, oltre ad essere costruito secondo criteri precisi, è stato costruito in un periodo molto importante della storia contemporanea, quello in cui in Occidente, in Europa soprattutto, si costruivano gli stati-nazione moderni, in cui l'Europa vive una fase molto positiva, della sua storia, perché è il momento in cui il modello dello Stato-nazione europeo si diffonde ovunque, è un modello che diventa, potremmo dire così, egemonico, rappresenta la modernità sotto tutti i punti di vista, sociale, politica, economica. Gli europei vanno all'assalto del mondo, nella fase dell'imperialismo e quindi mentre si definisce la storia come disciplina, si definisce un certo tipo di rapporto con il passato, che viene chiamato da alcuni studi, dagli studi soprattutto sulle memorie, regime di storicità. Non è un rapporto con il passato che possiamo dare per scontato, anzi, possiamo dire così, per la maggior parte della storia dell'umanità, il rapporto con il passato si è affidato a un'idea di tempo ciclico. E invece l'idea che il tempo storico possa essere pensato come una linea che ha un'origine e un fine comincia a nascere soprattutto per esempio, e diffondersi con le religioni monoteiste. Ma poi si laicizza e diventa uno dei modi con cui la modernità pensa a se stessa. L'idea di, e definisce se stessa, l'idea di costituire un punto più alto rispetto al passato è proprio della civiltà moderna, della civiltà poi via via europea liberale tra 800 e 900. Quindi questo rapporto col tempo è affidato a un'idea ben precisa. C'è un tempo lineare che, al cui culmine si colloca la civiltà liberale europea, con una grandissima fiducia nella capacità del progresso affidato appunto alla stessa civiltà europea. Quindi il rapporto col passato è, se vogliamo dirlo in poche parole, future oriented, orientato al futuro. Il progresso è il cuore di questa idea del rapporto col tempo e del rapporto anche con il resto del mondo, con il resto delle altre civiltà. Quindi gli europei quando vanno altrove guardano altri popoli, altre realtà, è come se li vedessero indietro nel tempo rispetto alla propria civiltà. Quindi la storia nasce come disciplina scientifica in questo periodo, quando il rapporto col passato prevalentemente di questo tipo, orientato al futuro, e quando la dimensione dello Stato nazionale è la dimensione fondamentale per le comunità che si stanno costruendo. Quindi
racconto della storia, la dimensione nazionale è quella fondamentale. Il punto di vista è quello radicato nei protagonisti di questa storia. E quindi i soggetti che da questi protagonisti vengono considerati marginali non diventano protagonisti di questo racconto storico. In questo senso, altri possibili racconti del passato vengono nazionalizzati. Alcuni soggetti, possiamo fare l'esempio di minoranze delle donne stesse, sono ai margini del racconto, storico. Ma in questo periodo anche, mentre la storia come professione si va definendo, comincia anche l'avventura, possiamo dire così, della storia popolare, cioè dei racconti del passato che circolano nella cultura popolare, che via via si va definendo attorno alla diffusione dei media di massa. Quindi è da queste origini che dobbiamo cominciare il nostro discorso per capire come è nata una certa storia professionale, con quali caratteristiche, nello stesso periodo. La storia raccontata nella cultura popolare comincia a fare i conti con i media di massa e quindi alcune cose cominciano a cambiare. Allora, sottolineerei, perché è stato forse uno degli aspetti poco meno studiati, proprio questa questione del rapporto con la società di massa e con i media di massa. Ci interessa questo perché mentre la storia professionale costruisce i suoi percorsi, le sue accademie, il suo confronto, e abbiamo detto anche un tipo di racconto che ha delle caratteristiche generali radicate nella civiltà del tempo, mentre avviene questo, intanto stanno cambiando anche le forme della cultura popolare, della cultura di massa. Essa sta avvenendo una delle trasformazioni più importanti della storia contemporanea. Si va costruendo quella sfera pubblica di massa, che via via, nel corso del Novecento, vedremo, si organizza attorno a grandi organizzazioni collettive. I partiti, ecco, di massa, il sindacalismo di massa, ma non è solo questo la sfera pubblica, è anche l'azione che gli stati compiono nella sfera pubblica, come costruiscono le loro nazioni e l'immaginario delle loro nazioni. E non è solo questo ancora, perché ci sono i media, da una parte utilizzati anche dalle istituzioni politiche, ma teatro della nascente industria culturale. Quindi le due cose vanno considerate perlomeno parallelamente. Ecco, se questo schema ci aiuta un po' a tenere presenti queste dinamiche, da una parte, sia negli stati europei e occidentali, dall'altra per relazione con il modello europeo, relazione che dà origine a diverse risposte, dall'altra negli altri paesi, ecco, possiamo tenere presente queste dinamiche attorno alla diffusione dei modelli di modernizzazione sociale, politica e economica, la costruzione dello Stato nazionale, l'avanzare della società di massa. Mentre questo tipo di modello si consolida e trova un impatto con il resto del mondo, cresce l'interdipendenza a livello globale. Fine 800, inizi del 900, la prima fase della globalizzazione che si infrange con la prima guerra mondiale, ma che non si rompe del tutto. La crescita dell'interdipendenza tra le varie comunità, tra i vari stati nel mondo
È un dato di fatto che dalla fine dell'Ottocento in poi non può non diventare anche un tema assai discusso all'epoca. La dimensione mondiale, la crescita dei legami e della reciproca influenza tra parti del mondo sono e rimarranno un dato di fatto, nel bene e nel male, sia quando si interrompe, sia quando invece riprende il suo slancio. Questo però fa sì che, ecco, quel modello che, visto dal punto di vista degli europei, sembra invincibile fino alla Prima Guerra Mondiale, quel legame tra nazione e modernità e modernizzazione, però dietro l'impatto delle forze della globalizzazione comincia a creare le prime contraddizioni. E questo non è soltanto una questione che avviene nella storia concreta, reale, fino appunto a precipitare nei conflitti mondiali, ma comincia a creare delle contraddizioni anche dal punto di vista di come si ha il rapporto col passato. Quindi anche nel mondo della cultura, delle narrazioni. Diciamo così che dalla Prima Guerra Mondiale in poi non sono pochi a comprendere che un certo tipo di rapporto con il passato, un certo tipo di storia è finita. Già nell'interregno tra i due conflitti mondiali ci sono molte voci, adesso non possiamo approfondire questo discorso, ma molte voci che comprendono questa questione. E ci sono anche rivoluzioni storiografiche, quindi nel modo di raccontare la storia, molto importanti, per cui si comincia a capire che quella storia professionale nata in un certo periodo storico nel XIX secolo, che raccontava un certo tipo di storia da un certo punto di vista, con un certo tipo di rapporto con il passato fondato sulla fede nel progresso, nella modernizzazione, nella razionalizzazione, non tiene più. Senza ripercorrere adesso tutti i cambiamenti nella storiografia, ecco. Questo tema attraversa tutto il Novecento, dal periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, sino al periodo successivo alla fine della Guerra Fredda. E si torna a ragionare su un certo tipo di rapporto col passato, su un certo tipo di storia. Forse vi ricorderete che con la fine della Guerra Fredda qualcuno disse che era finita la storia, no? Fukuyama. In realtà sembra che tutti i nodi siano venuti al pettine e che un certo tipo di storia sia finita. Io vi lascio questa frase che mi sembra forse una delle più efficaci contenute in un libro di Christian Meyer, Da Atene ad Auschwitz. È una risposta ideale a Fukuyama, ma in realtà a questo tipo di critica al rapporto con il passato fondato su quei miti che vi ho messo sulla sinistra. Quindi che la storia non sia giunta alla fine va da sé, dice Fukuyama, ma potrebbe essere giunta al termine la storia così come è stata concepita fin dal Settecento, come grande processo in direzione del progresso per l'Europa e il Nord America e per il mondo in generale. E con essa sarebbe superato anche il legame tra società e storia, trasmesso attraverso delle aspettative generali nei confronti del futuro. Tale legame era stato la risposta alle esperienze di cambiamento a tutto campo. Esperienze che oggi si possono fare in misura ben maggiore senza che il futuro, e dunque la storia, suscitino per noi particolare interesse. Quindi alla fine del Novecento c'è comunque qualcuno che prende atto
che un certo tipo di narrazione del passato, un certo tipo di rapporto con il passato, col tempo storico, che ha animato anche la storia professionale, anche la storia come disciplina, è sempre scritta da uomini che pure usano il metodo scientifico, ma sono immersi in una civiltà, in un clima culturale, essi stessi hanno un punto di vista. Quindi è finito un certo modo di avere fede in uno sviluppo del tempo storico. Ecco, questo mi sembra uno dei punti da non trascurare perché è forse l'elemento chiave per comprendere le battaglie sul passato, su come raccontare il passato. È un punto chiave perché alla fine del Novecento, ormai guardando con un po' più di distanza al lungo Novecento, siamo ormai in questa condizione. Un certo tipo di rapporto tra storia, nazione e modernità si è rotto. Le grandi narrazioni collettive fondate sullo Stato-nazione o fondate sulle grandi ideologie politiche dell'Ottocento e Novecento non reggono più. In qualche modo non riescono a rispondere alla fame di identità del presente. Quindi torna la tentazione di legare la propria identità, per esempio, alla religione. Torna la tentazione di legarla a patrie più piccole, siano esse di carattere etnico o subnazionale o regionale. Quindi c'è una grande fame di identità a cui si cercano delle risposte. Altri, invece che tornare alle religioni, alle etnie, alle subregioni, ai luoghi come anche piccoli, ripropongono con molta forza e con molta virulenza forme di nazionalismo. Quindi c'è una fame di identità che non trova risposte facili. Ecco perché questa fame di identità si traduce in fame di memoria e in fame di storia. La fame di memoria è la risposta più immediata, come per gli individui e anche per le collettività. Cioè, guardo al passato per capire cose che mi servono immediatamente nel presente. Quindi è uno sguardo, potremmo dire così, molto orientato, molto interessato al passato. La fame di storia è un'indagine sul passato, ma ecco, i caratteri scientifici di questo tipo di indagine la rendono meno interessata e meno facilmente strumentalizzabile. In ogni caso, ecco, c'è una fame di identità, una fame di memoria e una fame di storia. Questo è uno dei motivi per cui tanti pezzi del passato, che magari erano stati tralasciati o comunque erano diventati racconti di secondo piano rispetto al racconto storico nella sfera pubblica, tornano ad essere questioni sensibili, questioni identitarie. Lo vediamo, possiamo fare tanti esempi. È diventata di nuovo una questione sensibile per noi il racconto del Risorgimento. Il neoborbonismo ha acuito, ha riproposto e rilanciato questa questione sensibile della storia italiana, perché è legata proprio a un momento chiave, un momento in cui si comincia a costruire lo Stato-nazione unitario. E quindi altre identità vengono messe da parte, vengono sconfitte, come nel caso dei Borboni,
diventano minoritarie. Quindi in questo momento, come è avvenuto in Italia, anche altrove, non è il caso spagnolo, ma anche se vogliamo, possiamo rinviare al caso americano, dove periodicamente si riaccende la questione della guerra civile americana, ecco, ci sono momenti in cui si torna al passato e si tenta di rivedere pezzi del racconto del passato perché non regge più quell'accordo condiviso su cosa raccontare. Ecco perché bisogna comprendere che il rapporto tra tempi della storia e tempi della memoria è un rapporto complicato. Complicato. Bisognerebbe comprendere che narrare il passato significa avere una visione del tempo storico, che non è sempre la stessa. Ho messo questa domanda che proviene da una indagine, sul rapporto tra giovani e storia per rendere immediatamente evidente che il rapporto col tempo storico non è sempre lo stesso. Non è sempre lo stesso pensare anche inconsapevolmente che le cose in genere tendono a migliorare, lo possiamo tradurre con una linea retta che cresce sempre, oppure pensare al contrario che le cose in genere non cambiano mai veramente, che le cose in genere peggiorano, oppure che le cose in genere si ripetono o oscillano tra due estremi. Le comunità degli uomini, sia in passato, sia a maggior ragione oggi, che viene meno un certo modo tipico della civiltà liberale europea di pensare il tempo storico, cambiano il modo in cui vedono il tempo. Allo stesso modo, negli studi culturali sui meccanismi delle memorie collettive è stato messo in evidenza che le stesse memorie subiscono, questo diversi rapporti col passato. Ci sono memorie che sono regressive, che quindi recuperano un rapporto con il passato fondato sulla nostalgia. Ci sono memorie invece che recuperano un rapporto col passato orientato al futuro, quindi recuperano solo quei pezzi del passato che parlano in realtà del futuro, quindi che decontestualizzano il passato in nome di bisogni radicati nel presente. Allora, come mostrano queste linee semplici da disegnare, forse è più difficile esprimere questi concetti che farli vedere in maniera molto, molto chiara. Il rapporto col tempo storico cambia in diversi periodi storici. Quindi, a un certo momento, il rapporto tra storia di professione, storici di professione, storici come scienziati e gli addetti e addetti alla memoria nazionale, che era stato un rapporto virtuoso nella seconda metà dell'Ottocento, comincia ad entrare in crisi. Per quello che abbiamo detto, quando comincia a entrare in crisi il rapporto tra storia, nazione e modernità, cominciano a farsi sentire le voci di chi dice: è però un pezzo della mia storia qui non c'è, è però questa storia della nazione non tiene conto di questo aspetto, è però bisognerebbe raccontare anche quest'altro pezzo. Cominciano le guerre della memoria, che vorrebbero portare nella sfera pubblica istituzionale pezzi del passato che si ritiene siano stati taciuti. Questi memory boom, ce ne sono state diverse ondate, quello
che è diventata la vera e propria esplosione delle memorie collettive, è chiamato Memory Boom, si fa risalire convenzionalmente agli anni 70 del Novecento. Vi lascio questa frase di Nora e accelero un po' perché esprime meglio di qualunque altra frase, l'articolo lo trovate anche in rete, L'avvento della memoria del 2013, il senso di questa inversione di tendenza tra storia e memoria. Da un certo momento in poi la memoria sembra la vera risposta alle collettività in cerca della loro storia. Le altre modificazioni del rapporto tra storia e memoria riassunte da Nora sono schematizzate qui brevemente, ma ecco, io vi consiglierei di leggere proprio tutto il saggio. Storia o memoria? Ecco, una delle studiose protagoniste degli studi sulle memorie storiche, sulle memorie collettive, Lida Hassman, propone un'interessante analogia. Intanto anche la storia come disciplina è una forma di memoria collettiva, però c'è una distinzione fondamentale, sottolinea Hassman. La storia, fondata sul metodo storico, sul metodo critico e scientifico, non sceglie mai o non dovrebbe mai scegliere la memoria di una parte contro la memoria di un'altra, dovrebbe tenere dentro le memorie di tutte le collettività umane, le tracce di tutto quello che è appartenuto al passato degli uomini. E quindi è una disciplina che viene continuamente arricchita e revisionata a seconda del crescere delle conoscenze, dei punti di vista, delle domande che poniamo al passato. È impossibile oggettivamente raccontare tutto, tutto, tutto quello che è avvenuto in un dato momento storico del passato. Però la storia come disciplina tiene questo orizzonte limite sempre chiaro davanti a sé, quindi è memoria, archivio di tutte le memorie possibili, di tutte le tracce, aperta quindi a un continuo revisione e arricchimento. La memoria invece no. Le memorie sono sempre funzionali a una identità anche collettiva, precisa. Orientate a sostegno di questa identità e quindi sono tutte funzionali a qualcosa. Ormai alle soglie del XXI secolo, quindi possiamo schematizzare così il rapporto tra storia e memorie. È soggetto a tre fenomeni fondamentalmente. Allora, di fronte a quella rottura tra storia, nazione e modernità, si risponde da una parte col tentativo di rinazionalizzare le narrazioni storiche, riprendendo quindi il paradigma ottocentesco, da un'altra c'è un processo diverso, quello di affidare il proprio rapporto con il passato non alla storia, ma alle politiche della memoria, e vedremo che significa. E poi c'è l'ultimo processo, che è quello dell'estrema democratizzazione dell'accesso al passato e alle narrazioni del passato, consentito dalla nuova sfera pubblica allargata che si specchia in internet, per cui la nuova viene chiamata Global e Digital Public Sphere, consente usi e abusi pubblici della storia in una quantità e in una dimensione impensabile in passato. Quindi, da un lato si può dire si democratizza l'uso della storia, la narrazione del passato, ma dall'altro, ecco, questa dilatazione va molto, molto al di là di quello che può essere un rapporto critico e scientifico con lo studio del passato. Le politiche della memoria, vi ho riassunto qui alcune delle tendenze
messe in evidenza negli studi sulle politiche della memoria, sia europee sia a livello mondiale. Lo riprenderemo alla fine, però ecco, queste tendenze indicano in maniera chiara un nuovo tipo di rapporto col tempo storico, fondato su una visione molto diversa rispetto a quel regime di storicità che vi ho fatto vedere all'inizio. Ecco, dalla fine della guerra fredda in poi predominano nella sfera pubblica le battaglie della memoria. Queste battaglie della memoria le possiamo comprendere così: se la memoria di una collettività è un patto ridefinito nel tempo su cosa è importante trasmettere del passato alle generazioni future, dall'89 in poi questo patto viene continuamente contestato, riscritto, ridefinito, rinegoziato. E gli attori che stanno rinegoziando questo patto sono molteplici. Sono le istituzioni, in parte ancora anche chiaramente gli storici professionisti che nel loro campo hanno avviato una grandissima riflessione storiografica in tante direzioni, ma che purtroppo spesso non riesce a toccare la sfera pubblica, ma sono anche giornalisti, divulgatori, i media e quindi l'industria culturale. In Europa questa dimensione ha delle caratteristiche ben precise, adesso qui non le possiamo approfondire, ma ecco, non dobbiamo dimenticare che quindi attorno a questa rinegoziazione delle memorie collettive ci sono gli stati ancora e ci sono i media, come i media di massa, come grande palcoscenico in cui il rapporto col passato costituisce una parte fondamentale delle narrazioni che circolano. Quindi su questo ultimo aspetto mi concentrerei, ho già preso tanto tempo, quindi cercherò di illustrare il più brevemente possibile alcuni punti, tanto poi lascerò le slide, alcuni punti che mi sembrano fondamentali per comprendere che le narrazioni del passato che ci interessano e che sono di diversa origine, oggi ci consentono di riflettere su questo grande tema che è quello della battaglia sulle memorie collettive. Si può schematizzare così questa situazione, ho preso ispirazione da uno schema fornito a suo tempo da De Luna. Ecco, la condizione in cui dobbiamo comprendere che si trova il rapporto tra storia e memoria è questa. Di fronte a noi abbiamo tante narrazioni del passato, tanti usi e abusi pubblici della storia. Da una parte c'è un certo tipo di azione che proviene dall'universo della politica e dalle istituzioni, dall'altra c'è un altro tipo di azione che proviene dall'universo dei media e dell'industria culturale. Tanti agenti di storia, e potremmo dire così, tante memorie funzionali a visioni del presente legate quindi a tanti interessi. Non possiamo non fare i conti con questa dimensione, anche come insegnanti di storia. Su quali di queste dimensioni, diciamo così, i media hanno più influenza e da quando? Sono solo un modo per influenzare le forme, della comunicazione? Proviamo a comprendere allora meglio la sfera della comunicazione. No, la sfera poi, quella sfera pubblica dove si determina se una narrazione del passato o l'altra diventa memoria collettiva. La sfera pubblica nell'età contemporanea è la sfera della cultura di massa e popolare.
E quindi neanche possiamo più tanto distinguere l'uso del termine cultura di massa per intendere massificata, dove l'accento è sui media, da cultura popolare, intendendo cultura delle masse, dove l'accento è sui contenuti, perché in queste accezioni di solito si intende cultura di massa e cultura popolare. Un altro modo per intendere la cultura popolare è quella del folklore, ma che faceva riferimento più che altro appunto a tutti quegli elementi spontanei nella cultura, nella concezione di vita, nella filosofia dei gruppi popolari e subalterni. Questo in realtà queste tre dimensioni oggi non possono essere più distinte. Io suggerirei di partire da un approccio che poi è anche quello dei cultural studies, della nuova storia culturale, di intendere nell'età contemporanea cultura di massa e cultura popolare l'una la faccia dell'altra, l'una, insomma, intrecciata all'altra. Come forme culturali, certo non organiche, come diceva Gramsci, agglomerati di frammenti di tutte le concezioni del mondo, di tutte le storie che circolano, provenienti sia dalle elaborazioni colte, provenienti sia dall'industria culturale, provenienti sia dalle politiche della memoria. Quindi le narrazioni del passato nella sfera pubblica provengono da tante dimensioni. E sono nell'età contemporanea strettamente intrecciate anche ai media. Ecco perché negli studi sulla didattica della storia sono emerse nelle tradizioni scientifiche ovviamente consolidate, in quella tedesca soprattutto, è emersa questa definizione efficace di cultura storica, intendendo cultura storica sia quella individuale sia quella collettiva. Cos'è la cultura storica, cioè tutto quello che nella testa di ognuno di noi c'è e riguarda il rapporto con il passato? Quali dimensioni ha in età contemporanea? La nostra cultura storica ha una dimensione legata alle vere e proprie narrazioni. E come abbiamo visto, già le narrazioni sono di diverso tipo, dal manuale fino alla serie televisiva, dal saggio fino al monumento. Ci sono poi le performance storiche, le infrastrutture, le istituzioni che consolidano e presidiano un certo tipo di rapporto con il passato e le concezioni della storia, del rapporto col tempo storico. Quindi nell'idea che ognuno di noi ha di che cos'è il passato, il rapporto col passato, c'è tutto questo messo insieme. I media come influenzano queste dimensioni? Guardando questo schema, sembra subito evidente che, certo, c'è nelle narrazioni del passato una circolazione tra quelle provenienti dalla storia professionale o disciplinare e quelle della vita pratica, ma ecco, ci sono tante aree di contatto e di intersezione tra le rappresentazioni storiche, i metodi storici, il rapporto con la memoria pubblica, gli interessi delle comunità e tutta una zona intermedia che si costruisce al confine tra la storia di professione e la storia popolare. In questa zona intermedia il rapporto coi media diventa fondamentale. Potremmo dire così che la cultura storica in età contemporanea è strutturata in vario modo e l'obiettivo nostro come insegnanti di storia, come studiosi di storia, sarebbe quello di sviluppare un rapporto il più possibile consapevole e critico con le narrazioni del passato, con come si racconta il passato. Quindi arrivare alle capacità di pensare la storia al pensiero storico, sviluppando
il rapporto inconsapevole col passato e facendolo diventare invece consapevole e critico. Ho cercato quindi di riassumere questi rapporti in questa slide in cui vediamo che ciò che diventa storia e ciò che la storia diventa è l'oggetto delle battaglie sulla memoria e sulla storia, quindi ciò che noi come individui, come collettività, pretendiamo dal passato e vogliamo trasmettere alle generazioni future, e questo viene influenzato da una parte dalla cultura storica di una collettività, dall'altra dalla competizione continua, dal conflitto tra usi pubblici e politici del passato. La formazione storica può contribuire a far vedere questa competizione, questo scontro, quindi favorendo invece un rapporto consapevole tra ciò che diventa storia e ciò che la storia diventa. Nel manuale, in un monumento, in una giornata della memoria, anche in una serie televisiva. L'altro aspetto del rapporto tra cultura storica e media è legato alle analisi che vengono fatte proprio sul rapporto tra memoria e media. In maniera molto breve cercherò di toccare questi tre punti: il rapporto tra cultura storica e memorie, le forme della narrazione e con le loro conseguenze e le politiche della memoria. Intanto teniamo presente che la cultura popolare oggi deve fare i conti con la dimensione della rete del digitale che sono diventate dimensioni di massa e quindi non si può neanche più distinguere tra cultura della vita concreta e reale e cultura virtuale, perché le due dimensioni nella rete, grazie al social, al web 2.0, si fondono, sono intrecciate. I cambiamenti nel sistema dei media di massa sono cambiamenti da tenere presente per capire che cosa sta succedendo, non solo alle narrazioni del passato, ma proprio anche alle narrazioni in generale. E questo perché c'è una convergenza tecnologica che sta rimescolando i confini tra gli old media e i new media, perché le due logiche cominciano a intrecciarsi in mille modi, con delle contraddizioni, e perché la rete, il web 2.0, ha moltiplicato la capacità di narrazione, l'ha massificata. Forse siamo nell'età che è stata definita dell'autocomunicazione di massa. Nell'età che uno studioso dell'audiovisivo, Forlai, chiama della terza esplosione cambriana, per analogia all'esplosione cambriana della vita sulla Terra, lui dice che nella storia dell'audiovisivo ci sono state tre esplosioni cambriane, cioè tre moltiplicazioni delle forme di narrazione in maniera caotica e assai diversificata, che può via via sono state canonizzate. La prima ha riguardato il cinema, la seconda la televisione, la terza in cui siamo immersi oggi, con la comparsa di YouTube su internet, il video che ha iniziato a prendere possesso della rete. In questa fase vi consiglio ogni tanto di andare a leggere i rapporti su quello che avviene nel web 2.0 e le sue tendenze sul sito We Are Social. Sono molto interessanti. Per esempio, in questo del 2019 si metteva in evidenza come le stories fossero una evoluzione dei linguaggi e della narrazione di cui tenere conto. Va nella direzione di cui parlava Forlai.
I format narrativi si stanno moltiplicando in maniera caotica e c'è un accesso di massa a questi format narrativi. Ma questi format narrativi vanno letti all'interno di un contesto più ampio. Da una parte il Web 2.0 è la capacità di quindi narrarsi in rete, modificare, cambiare, rimixare i contenuti presenti, sembrano aver aperto possibilità infinite, dall'altra però si aprono conflitti continui per il diritto d'autore. Pensate, per esempio, facciamo un esempio, a quello che può avvenire o per grandi campagne pubblicitarie di grandi brand, oppure, per esempio, che ne so, prendiamo un esempio di storytelling a livello transmediale. Notissimo, Guerre Stellari. Da una parte, gli autori di quelle storie, di quegli universi narrativi, creano aperture ai consumatori e gli utenti usano le nuove tecnologie per partecipare. Certe volte viene chiesto appositamente in siti, in concorsi, di partecipare a scrivere parti di quell'universo narrativo. Però si aprono continuamente anche conflitti tra le grandi aziende che immaginano questa apertura alla partecipazione per trarre profitto, e invece gli utenti consumatori che invece ne fanno una questione anche di diritto a esprimersi, a modificare, a partecipare in maniera libera alla creazione di quei contenuti. Questa è una prima contraddizione. La seconda contraddizione del panorama mediatico di oggi è che, tante di queste considerazioni le trovate nel libro La cultura convergente di Jenkins. In questa analisi, per esempio, Jenkins mette l'accento su un fenomeno. Sembra che gli spazi di discussione, di partecipazione si allarghino nel Web 2.0. Dall'altra parte, gli old media, la televisione che trasmette in maniera centralizzata ed entra nelle case, negli old media c'è invece una contrazione della pluralità informativa e quindi anche una contrazione della pluralità delle possibilità delle emittenti. Eppure gli old media, la televisione, sono ancora i mezzi che arrivano in maniera più allargata a tutti. I nuovi canali, il Web 2.0, non rimpiazzano i vecchi canali, ma li trasformano. E dice Jenkins, bisogna stare attenti al fatto che Internet si rivolge allo zoccolo duro, cioè gli utenti in internet stanno creando i loro spazi e quindi ci sono già le comunità che si creano, si consolidano tra di loro, secondo il meccanismo poi delle echo chambers. La TV invece arriva a tutti e arriva agli indecisi, quindi c'è un'asimmetria tra uno spazio apparentemente più libero e invece quello più orizzontale degli old media che è concentrato. Quindi le dinamiche con cui fare i conti nel sistema della comunicazione dei media sono complicate e sono spesso, per usare un vecchio termine, dialettiche, non sono facilmente leggibili. Qui ci sono alcune trasformazioni che potete vedere dopo. L'ultima contraddizione è quella che riguarda proprio la rete. Spazio di tutti, di pochi, di alcuni. Qui invece ho messo una frase di Castells, uno degli studiosi più attenti ai meccanismi della comunicazione in rapporto anche ai meccanismi del potere, famoso appunto Comunicazione e Potere, uno dei suoi testi, in cui dice: mentre noi eravamo occupati a proteggere la libera frontiera elettronica dall'intrusione del Grande Fratello, il governo, tutti i conflitti ogni volta sulla capacità dei governi di controllare la rete, le grandi sorelle, cioè gli operatori delle reti maggiori, i
di internet, sono divenute responsabili del restringimento del libero spazio virtuale. Cioè, internet sembra uno spazio pubblico, uno spazio di tutti, ma in realtà non lo è. Internet è più come, possiamo fare questa analogia, è più come uno spazio apparentemente aperto e pubblico, un centro commerciale, ma dove se tu vuoi fare una manifestazione o fare un picchetto o altro, una manifestazione pubblica per esprimere le tue idee, non lo puoi fare perché in realtà è uno spazio privato. È un po' così, sembra, ma non è. È presidiato da attori privati. Che succede dunque su questo grande palcoscenico dei media di massa? Che appunto c'è da una parte la tendenza a partecipare, consentita dalla rete, dal digitale, dal web 2.0, quindi da questa democratizzazione dell'uso delle narrazioni e quindi anche l'uso delle narrazioni del passato si moltiplica, dall'altra ci sono conflitti tra invece i poteri veri che animano questi spazi. E i poteri sono ancora quelli di chi controlla questi spazi, stabilisce dei paletti, oppure delle istituzioni che pongono dei limiti. L'altro aspetto fondamentale che riguarda la cultura, le narrazioni, il rapporto ai media è questa dimensione che Jenkins chiama convergente transmediale. Transmediale, lo dice benissimo questo specchietto, una narrazione oggi non è più pensata per avere una sua traduzione in un testo, una sua traduzione nel film, una sua traduzione in un videogioco. Adesso le narrazioni, lo storytelling transmediale è pensato sin dall'inizio come transmediale, o comunque questa è la tendenza. Crea un universo narrativo che comincia in un testo, comincia in un film, si completa per aspetti non inclusi nel film, nel testo, nel videogioco e si arricchisce ancora di più in rete, nel sito e si trasforma attraverso i giocattoli. Quindi, per avere accesso a tutto quell'universo narrativo, devo avere accesso a tutte le dimensioni, a tutte quelle che attraversano il film, il videogioco, il libro, eccetera, eccetera. Anche questo l'abbiamo già detto. Poi lo potete guardare col calma, insomma, però quello che è successo è che la cultura spontanea, la cultura popolare, grazie alla rete, grazie ai nuovi media, invade la sfera pubblica continuamente, continuamente. Prima ci scambiavamo racconti in maniera orale, ci scambiavamo il disco a casa, adesso lo scambio, la manipolazione, la partecipazione, la creatività vengono tutti sul più grande palcoscenico che sia mai esistito. E di chi sono questi contenuti che circolano? Ecco perché c'è chi mette in relazione il web 2.0, la nuova piazza virtuale, con i fenomeni del populismo. Populismo non sarebbe quindi solo una dimensione nuova della politica, ma sarebbe una dimensione della nuova età dei media di massa. Questo perché i media sono il palcoscenico, media sono lo stage e la ricerca di celebrità riguarda tanto i prodotti, i personaggi dell'industria culturale, dell'industria sportiva, quanto in piccolo il nostro sito Facebook, la nostra pagina social,
Quindi c'è una circolazione di modelli narrativi e di tecniche dello storytelling che sono legate al fatto che la cultura popolare oggi si esprime sullo stage, sul palcoscenico della rete, intrecciata quindi alle dinamiche che questo comporta. Lo storytelling che cos'è? Erano le tecniche per costruire una narrazione che avesse successo. Lo storytelling di un romanzo, di un film, di un video, lo si studiava, lo si approfondiva, perché sono gli elementi che ci consentono di costruire storie efficaci. Efficaci per chi? Per il consumatore, per l'utente, per chi paga il biglietto per andarsela a vedere prima al cinema, oggi molto, molto meno. La logica dello storytelling è studiata da tante discipline, studi appunto narratologici, negli studi sui miti, e i meccanismi messi in evidenza sono sempre quelli, no? Uno storytelling efficace deve avere al centro un eroe, un leader, una celebrità, no? In cui identificarsi nel bene e nel male, ci deve essere un conflitto, ci deve essere qualcosa che destabilizza l'eroe o la situazione iniziale, perché io mi appassiono a una storia in cui si crea un problema e voglio arrivare poi a vedere come si risolve questo problema. Ho molto semplificato questo discorso, ma questo meccanismo tipico la media logic dello storytelling è il meccanismo di ogni narrazione di oggi, anche delle autonarrazioni di ognuno di noi. In maniera un po' più approfondita ho cercato qui di schematizzarlo e in questa slide invece vi ho fatto vedere come anche negli studi sul populismo, in fondo, si mette in relazione lo stile politico populista con la logica indotta dai media, indotta dal tipo di narrazione che i media e l'industria culturale mettono in atto. E quindi in queste due slide, in maniera esattamente, quasi paradossalmente parallela, si vede come la media logic induce uno stile populista perché deve rivolgersi ai consumatori nella maniera più allargata possibile. Sin dalla nascita dell'industria culturale, Stuart Mill lo ha detto chiaramente, i messaggi, che fossero messaggi pubblicitari o fossero i romanzi d'appendice o qualunque altra cosa si rivolgesse a un pubblico allargato, dovevano avere uno stile populista, cioè ammiccare a sentimenti diffusi, no? E quindi a una visione moralistica che fosse in contrapposizione all'elite. E questo è tipico, no? Proprio perché devo rivolgermi ai più. Questa logica non fa che amplificarsi attraverso il nuovo palcoscenico virtuale della rete. Lo stesso è avvenuto alla storia. Quindi le narrazioni del passato che circolano nella sfera pubblica contemporanea si possono comprendere con la logica dello storytelling, la media logic, gli accenti inevitabilmente populisti, le tecniche con cui si costruisce un qualunque storytelling, efficace. Le tecniche con cui si costruiscono prodotti di consumo di massa. Detto in sintesi, arrivo alla conclusione, il passato come narrazione oggi ha queste caratteristiche. Siamo nell'età delle battaglie sulla memoria, abbiamo cercato di capire perché e quando si sono aperte le battaglie sulla memoria,
legate alla crisi di un certo tipo di rapporto tra storia, nazione e modernità. E di queste narrazioni del passato, di queste battaglie sulla memoria, abbiamo messo in evidenza due aspetti. Gli aspetti relativi ai processi di mediatizzazione e quindi che fanno vedere come le logiche legate alla mediatizzazione e allo storytelling spiegano le caratteristiche di queste narrazioni. Ultimo aspetto, due battute su come queste narrazioni sono legate invece alle politiche della memoria. Su quest'ultimo aspetto chiuderò per concludere poi con un auspicio. Un esempio di come le narrazioni che circolano nella sfera pubblica e popolare assumano elementi da tutte quelle dimensioni che ho citato prima. È la narrazione neoborbonica. Dentro c'è tutto, lo storytelling, le politiche della memoria, per certi versi anche il canone ottocentesco, perché è una rinazionalizzazione della storia del Sud, se vogliamo, aspetti del senso comune storico. È solo un esempio. Per quanto riguarda le politiche della memoria, faccio riferimento qui agli alcuni studi di Frank Furedi, che è un sociologo di origine canadese, ungherese e canadese, che ha studiato appunto la sociologia della conoscenza, è famoso per gli studi su quella che lui ha chiamato la sociologia della paura. Secondo Frank Furedi, appunto, la storia non è più uno strumento per costruire la fiducia, per costruire il progresso, per costruire un rapporto critico col passato, la consapevolezza. È uno strumento per una terapia. La terapia contro l'incertezza, l'insicurezza che predominano nel presente. Quindi in realtà le politiche della memoria sono politiche per dominare, per maneggiare l'incertezza. Sono terapie. La storia è usata come una forma di terapia. Riflettiamo sulla storia attraverso il prisma del pain e della misfortune. Le domande di memoria vengono così sacralizzate, ne deriva una concezione anacronistica dei problemi e coltiviamo il nostro senso di vulnerabilità. Pensiamo proprio alle giornate della memoria, al fatto di ricordare le vittime, espiare le colpe del passato. La storia quindi attraverso il prisma della compassione e di un rapporto con il passato che non è quello critico e conoscitivo. Questo è quello che lui dice fanno gli stati, come se avessero una sorta di mandato terapeutico, nel conservare, patrimonializzare, salvaguardare, proteggere pezzi della memoria o del passato. Questa lui chiama è una cultura della paura, le cui uniche dimensioni sono quelle della glorificazione del passato o del processo al passato. Altra cosa è invece una cultura che ha confidenza verso il futuro. In questo schema si capisce molto bene. Quindi, riallacciando le fila di tutto questo discorso, la scomparsa del futuro, cerco di semplificare al massimo, la scomparsa del futuro come progresso delle grandi collettività, anche il declino degli humanities che è legato a questo discorso, la cultura dell'incertezza e della paura, sono un po' segno un po' la fine del pensiero forte,
inteso forte proprio in opposizione al pensiero debole, alla stagione del pensiero debole che ne annunciava la fine. La fine di un pensiero più che forte, direbbe Furedi, che ha confidenza nel futuro e che quindi ha il coraggio di fare un'analisi precisa, profonda, in grado di dare una prospettiva. E proprio questo rappresenta la fine di quel rapporto tra storia e società da cui siamo partiti, perché a suo modo era un rapporto tra storia e società che aveva una visione del passato capace di dare una prospettiva futura. Ecco perché la fine di un certo approccio alla storia significa che prevalgono le politiche della memoria. Ma di fronte a questo è l'auspicio con cui vorrei chiudere, l'unica cosa che manca è invece la storia come rapporto critico col passato, come rapporto consapevole in grado di comprendere e quindi anche costruire dentro di noi la capacità di ricavare indicazioni per il presente e per il futuro. La storia è necessaria come dimensione da questo punto di vista, per passare da una percezione del tempo del futuro non storica, legata alla glorificazione, alle memorie, all'espiazione, alle vittime, alla coscienza storica. Come ha detto Prensky, certe volte appunto nemmeno la destrezza nella fare i conti con la dimensione del digitale basta, se non si ha la saggezza, cioè la capacità di orientarsi, risolvere i problemi, avere una bussola per utilizzare le competenze che si hanno. Ecco, a me sembra che possiamo fare uno sforzo in più come insegnanti e come studiosi di storia per passare dalle abilità storiche, anche quelle di analisi dei documenti e delle fonti, alla saggezza storica, capacità di porre domande al passato, avere una bussola chiara, nostra, sul tempo storico. Per fare questo, nel nostro percorso dovremmo andare oltre non solo il senso comune storico, cioè un rapporto col passato che è come quello autobiografico, dell'autobiografia. Io racconto la mia storia, oggi la racconto in un modo perché mi sento in un certo modo, tra 10 anni mi sento in un altro modo, ho altre priorità, racconto la mia storia mettendo in evidenza cose diverse. Ogni volta pesco e riscrivo pezzi del passato a seconda del mio bisogno, della mia identità del presente. Oltre il senso comune, la memoria funzionale. Passando attraverso una formazione storica che mi insegni come fare ricerca sul passato, come distinguere la complessità del passato, che è un archivio di tutte le memorie, dal presente, e per arrivare poi alla capacità di pensare il tempo storico e questa dimensione in maniera laica, consapevole, senza guardare al tempo avendo nostalgia del passato, quindi senza riscrivere continuamente prendendo modelli dal passato, dal canone ottocentesco, da altri canoni, e senza neanche farmi orientare solo dal presente. Per fare questo, come studiosi e come insegnanti di storia, ci sono tanti modi, tanti modi. La didattica della storia si è spesso concentrata sul laboratorio del passato, sull'allenamento a pensare storicamente. Negli ultimi tempi sta diventando dimensione fondamentale anche quella di
comprendere quanti usi ci sono del passato nella sfera pubblica e molti propongono di introdurre laboratori che simulano la public history, che simulano per esempio in classe la scelta di costruire un monumento o indire una giornata della memoria, dividendo la classe in base alle diverse possibili opzioni su cosa e a chi dedicare quella piazza o quella giornata della memoria, in modo da far comprendere i meccanismi dietro gli usi pubblici del passato. Diventa prezioso un lavoro in classe sulle narrazioni del passato che circolano nell'industria culturale per far comprendere i meccanismi dello storytelling, le logiche legate alle narrazioni mediatizzate, che sono sempre narrazioni spettacolarizzate. Laboratori che si possono fare anche sui videogiochi storici. C'è tutto un percorso da fare che può consentire agli studiosi e agli studenti in formazione di comprendere le dimensioni che oggi riguardano le narrazioni del passato, che sono appunto dimensioni che provengono dai media, dal rapporto con la spettacolarizzazione che è tipica degli storytelling di oggi e sono tutti transmediali o multimediali, dal rapporto con la crisi della storia come disciplina, che è una crisi apparente, solo apparente, perché in realtà quello che serve è proprio invece la capacità di pensare storicamente e orientarsi in maniera consapevole nel tempo, decodificando le narrazioni prodotte dagli altri. Nella sfera pubblica, le narrazioni sul passato hanno tutte quelle dimensioni di cui abbiamo parlato oggi. Sono stata fin troppo lunga, ma volevo rendere l'idea di un insieme di domande, interrogativi, problemi che circolano in tante aree disciplinari, in tante aree di studio. Arrivederci e grazie.